Vicino? Sì, allora ci abbiamo conosciuto Mirella Arcidiacono 30 anni fa, se non 30, 27 anni fa. E come me facevano parte tutte e due del Movimento Italiano Casalinghe. Era un'associazione di donne nazionale, a livello nazionale. E io ero un membro di questa associazione qui a Roma. Avevo un incarico, mi dovevo occupare gli eventi di questa associazione. Eravamo tante donne, avevamo una bella sede nel centro di Roma, tutto pagato da voi, perché non è che eravamo sovvenzionati da nessuno. Ad esempio, un'associazione a scopo molto benefico, perché con soldi, giusto il tesseramento delle tessere di tutte le donne che venivano a iscriversi in questa associazione. Ci sono stata per tanti anni, avendo questi incarichi, abbiamo costruito una compagnia teatrale, abbiamo fatto tanti spettacoli sempre a scopo benefico, il ricavato lo davamo sempre in beneficenza, perché era una cosa gradevole per noi a darlo in beneficenza. Poi si sono stretti un po' i cerchi in questa associazione. Mirella è uscita, io sono uscita e ho cominciato a lavorare con lei, sono 27 anni ormai. E questo è il mio passato che ho avuto in questo. Aspetta un attimo, aspetta, però forse non si comedico, sono passate delle foto prima, non so se si sono viste, se si è visto il camper chiama Romana, non credo. E abbiamo fatto questo importante sul territorio, è stato chiama Romana, era il 97, noi abbiamo girato i 20, 19, 15. Anche oggi ho avuto un motocicli, abbiamo fatto con gli Ostia, a portare questo camper che l'AMA ci ha donato per fare questo giro dei 19 municipi a insegnare la raccolta differenziata. Ma parliamo di 20 anni fa, 21 anni fa, non si è successo niente a Roma, la raccolta differenziata ancora non si fa. Però noi ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatto, questo è un lavoro da donne che andava fatto. Gianna, e siamo arrivati perché 20 anni fa Tina Leuzzi, che era presidente nazionale di Brescia, mi portò, io lo facevo vedere, cioè ci avevamo ancora la Roma, mi portò i sacchetti biodegradabili. 20 anni fa a Brescia ci avevano i sacchetti biodegradabili, sono arrivati adesso. E all'epoca mi ricordo che ci dissero che quando avremmo buttato l'immondizia, su ogni sacchetto che veniva dato che costava 1.500 lire, dissero, ma erano tanti, ci sarebbe stato il numero dell'utenza. Poi abbiamo saputo, noi facevamo riempire questi questionari e l'avvocata che ci diede queste informazioni disse che noi facevamo riempire i questionari. Ma poi li buttavano giù un posto che nessuno la mondezza che si fa l'occhio. Capito? Era messo in giro, noi siamo andati in giro, però poi nessuno l'ha guardato. Questo è tanto per parlare un po', perché siamo registrati così lo ricordiamo a tutti e 29. Ma neanche a differenziare si sta ancora a Roma, perché noi facciamo il riciclaggio, però poi alla fine va aspetta. Aspetta, però c'è una cosa bella, si è candidato come nella lista civica di Zingaretti come capolista. Un giornalista del Corriere della Repubblica che mi telefonò, io ero la responsabile dell'ambiente e dell'artigianato, mi telefonò perché voleva sapere che cosa stavamo facendo. Io me l'ho inventata una mostra, noi avevamo la sede a Campo Marzio, a Piedi Campo Marzio, me l'ho inventata una mostra fotografica sui fini del come avessi steso i panni. E avevo scritto i panni sporchi bisogna lavare in casa, questo era rimasto curioso. Ma abbiamo fatto cosa. Anche alla regione? No, gli abiti, sì, avevamo fatto gli abiti da sera con le buste della Mondezza. Eravamo stati al museo. E poi siamo stati da Rai 3 con l'ambiente, no? Sì, poi abbiamo mollato tutto perché dovevamo lavorare sul territorio, però sono passati 21 anni. E adesso questo signore che si chiama Carlo Rigozza, che è stato candidato, io quando l'ho visto, l'ho sentito,
gli ho detto: guarda che adesso qualsiasi cosa accada, riprendiamo quel discorso, perché sei tu che mi hai telefonato per parlare di raccolta differenziata 21 anni fa. Adesso si parla del buco, si parla di condensa, ma 20 anni fa noi già ne parlavamo. Non abbiamo risolto niente, però. No, ho parlato tanto. Non essere così negativa. Abbiamo risolto. Pochi hanno risolto. Perché questo posto è la biblioteca, noi non dobbiamo pagare nulla e possiamo fare le riunioni.